Buongiorno, buongiorno. Oggi è il 14 di aprile, Venere entra in Toro. Ho sentito dire che per alcuni dovrebbe essere un giorno fortunato per quelli del mio segno, ovvero il Toro. Fatto sta che oggi è l'anniversario, sono 13 anni che sto assieme a mio marito. Diciamo che è una scusa come un'altra per, tra virgolette, festeggiare, fare qualcosa di leggermente più speciale per quanto si possa in queste condizioni. Io adesso devo andarmi sicuramente a cambiare e preparare per la giornata, ma volevo farvi vedere un piccolo arrivo inaspettato da parte di Lindau, ovvero Racconto di una luna di Hirano Keiichiro. Come vi dicevo, totalmente inaspettato, ma sono veramente molto molto curiosa e contenta. Io attualmente sto portando avanti la lettura di Un posto tranquillo di Matsumoto, che ho preso in prestito digitale, fa parte della mia TBR primaverile. Sto continuando Se ni uova, che fa parte del gruppo di lettura di marzo del CV Book Club, ma non avevo fatto in tempo a finirlo e sta andando un po' a rilento la lettura, però sono contenta di non essermi affrettata a terminarlo, ma di prendermi la lettura, diciamo, con calma. Ho intanto anche preso in prestito Neve di primavera, che è invece il libro di aprile per il CV Book Club, quindi diciamo che ne ho da leggere. Ho sistemato un po' la libreria perché avevo un sacco di libri, adesso ancora devo trovare un posto per questo, appoggiati sulle mensole, nuovi arrivi, eccetera, che ancora non avevo riordinato e quindi ho messo a posto. Ora il problema sarà mettere a posto la scrivania, perché vabbè, mi sono arrivate altre cosine che ancora non posso farvi vedere. Spero entro la fine della settimana di avere l'ok per mostrarvelo anche qua nel vlog, ma comunque devo sistemare un po' la postazione dove lavoro e ho un po' di documenti da riguardare, da sistemare, soprattutto questo portadocumenti che è diventato praticamente l'appoggi appoggi ufficiale e quindi devo assolutamente mettere a posto, speriamo di farcela. Tra l'altro che carine le sorprese delle uova. Questi due sono quelli di quest'anno, il mio e di marito, e questi sono i miei degli anni passati, sempre solo koala. Visto che sono qua, piccolo fun fact, questa bambola era di mia nonna e praticamente io quando andavo dai nonni ci giocavo sempre, tant'è che una volta è tipo caduta o si è rotta e infatti, se vedete qua, è stata riparata con della banalissima colla perché le era saltata la testa. E niente. È un piccolo bel ricordo comunque di casa dei miei nonni. Notare come il gatto abbia, sì, tu sei stato tu, distrutto il mio quaderno. Sto seguendo un corso per cui devo prendere un sacco di appunti e niente, mi ha distrutto anche questo. E vabbè. Scusi, scusi. E lei è al lavoro oggi? E lei è al lavoro oggi? Sì? Sì? Le unghiette, le unghiette, te le taglio. Ho sistemato anche la tavola, ho messo i fiori che mi ha regalato marito, che sono stupendi, sono delle rose enormi. E dopo la sistemerò, preparerò, insomma, per bene tutto, apparecchierò. Per stasera ho ordinato cinese a sorpresa, appena arrivato, infatti sto già sgranocchiando qualcosa perché non so quando tornerà a casa, io ho già tanta tanta fame. Però ecco, volevo fargli una sorpresa, quindi quando tornerà magari accenderò un paio di candele in cucina. E niente, spero che non abbia intenzione anche lui di farmi una sorpresa presentandosi con del cibo a casa, perché ogni tanto lo fa. Spero non proprio oggi. Però vabbè, nel caso avremo gli avanzi per domani.
all of this was avoidable, but you took advantage of me. You're the only one I thought that I could trust, but what happens here won't stay between us. You always say you're near to me, but act the opposite. I don't know why you can't help but contradict yourself. You're the only one I thought that I could trust, but what happens here won't stay between us. Have you filled my head recently? I've been thinking about your smiling hair. Instead of focusing on me, I've been focusing on you. Memories of the time we spent back when we were so in love with us. I've been wondering how you're doing, I've been wondering how you're sleeping now. Giornata molto tranquilla, ne ho approfittato un po' per riposare, un po' in realtà per finire le cose in sospeso, ho fatto anche la spesa. Sto andando avanti poi con la lettura di Un posto tranquillo di Seicho Matsumoto, che è un noir giapponese. Sono poco oltre la metà e non mi sta dispiacendo, però diciamo che rispetto ad altri suoi romanzi, ecco, ho preferito altro, magari c'era più suspense, più tensione. Qui la narrazione è piuttosto
lineare. Oggi poi ho intenzione di leggere anche questo manga, Fatti Forza Nakamura, che quando mi è arrivato sinceramente non ne sapevo nulla, quindi non sapevo nemmeno come inquadrarlo. È un volume unico e da quello che ho capito è un boys love, però ha dei tratti tipici dello shoujo, diciamo, scolastico, è un po' una commedia sentimentale che riguarda un ragazzo che si innamora a prima vista di un suo compagno di classe o comunque di un ragazzo a cui non ha mai rivolto la parola e quindi si affronta un po' la sua crescita e soprattutto il come vive l'amore a senso unico. Mi aspetto quindi una lettura leggera e divertente, vedremo. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia anche questa settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao!